Vendola ha presentato nella sede nazionale di SEL le candidature di Giorgio Airaudo e di Monica Frassoni. Bisogna promuovere la cultura, la scuola, ma soprattutto c'è la necessità di rimettere il lavoro al centro del dibattito politico. E non si può parlare di lavoro se non si parla di green economy, se non si posiziona al centro il nodo ecologia-economia, come spiega Monica Frassoni, presidente del gruppo Verdi Europeo e candidata indipendente di SEL in Lombardia. Io ho accettato la proposta di candidarmi con SEL in queste elezioni perché penso che sia arrivato il momento veramente di liberarci di Berlusconi e anche di prendere una strada molto chiara e definita rispetto alla riconversione ecologica dell'economia e della società italiana, che è l'unica strada in realtà per uscire dalla crisi con un minimo di prospettiva di lungo periodo e di contribuire a fare dell'Italia un attore dell'Europa federale che verrà. Questi sono i due temi sui quali io penso e spero di poter dare un contributo anche a partire dalla mia esperienza che si colloca soprattutto a livello europeo e di descrizione di che cosa significa davvero avviare un Green New Deal in Italia e in Europa. Nella crisi la priorità sono i lavoratori, afferma Giorgio Airaudo, leader della FIOM. Io penso che la politica abbia rimosso i lavoratori in tutti questi anni. Credo che si debba ritornare a riportare i lavoratori e i temi del lavoro al centro dell'agenda politica, anche perché nella crisi questi sono la priorità. Ovviamente non penso che si faccia solo attraverso una o due persone, credo però sia un inizio di riappropriazione della politica sui temi del lavoro. Sinistra Ecologia e Libertà vuole raccogliere la domanda di cambiamento che c'è nel paese, ha infine dichiarato Nichi Vendola. L'agenda Bersani, il programma di centro-sinistra, l'alleanza tra Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà intenda raccogliere la domanda di cambiamento che c'è nel paese, la lotta per il lavoro, la lotta per la scuola pubblica, la lotta per la cultura, la lotta contro la precarietà. Questo è il programma e su questa base noi chiediamo il voto degli elettori. Sul terreno proprio del rapporto.